Era stato così per Marcia Clark, procuratore nel caso O.J. Simpson, fu così per Kenneth Starr nel caso Clinton Lewinsky, è così ora per Cyrus Vance, procuratore nel caso Strauss-Kahn e star del momento, che annuncia. Abbiamo raccolto consistenti prove su accuse estremamente serie nel diritto americano. Alle spalle una fama di difensore dei diritti delle donne, avendo vinto una class action contro la Boeing che discriminava 29.000 suoi dipendenti. Ma almeno in aula i riflettori sono tutti per lui. Per quell'uomo che fino al sabato scorso era uno dei più influenti del mondo e sul cui capo ora pendono ben 7 capi d'accusa. Ieri seduto non più su una squallida panca di legno ma in poltrona di pelle, ben rasato, in abito scuro, senza lo sguardo perso nel vuoto, tanto sicuro di sé da inviare anche un bacio alla moglie in aula assieme a Camille, la figlia di prime nozze. In questa guerra giudiziaria che non sarà breve, Strauss-Kahn ha vinto la prima battaglia, scarcerato su cauzione grazie a un assegno da $1 milione e una assicurazione da altri 5 milioni. I suoi avvocati sono riusciti a convincere i giudici che non c'è pericolo di fuga per l'ex direttore del fondo, che dovrà comunque stare ai domiciliari in un appartamento della moglie a Manhattan, indossare il braccialetto elettronico ed essere sorvegliato da uno o più poliziotti. Prossima udienza è il 6 giugno. Se continuerà a dichiararsi innocente, un processo sarà inevitabile, altrimenti potrebbe anche patteggiare la pena, evitando così il rischio di parecchi anni di carcere.